L'importante è il risultato conseguito insieme col comune di Gabicemare e di Tavuglia anche, quindi uno sforzo congiunto per allestire questo punto vaccinale della popolazione, il primo nella provincia di Pesaro Urbino. Il messaggio è questo, è chiaro, vacciniamoci velocemente anche per uscire rapidamente da questa situazione di cui siamo tutti stanchi. Il messaggio è stato colto perché questa mattina già alle 8 c'erano diverse persone in attesa fuori dal palazzetto, quindi siamo molto contenti dell'ottima partenza. Le prossime date saranno sabato 22 maggio e sabato 29, con la speranza di prorogare i sabati mattina anche nei mesi di giugno. Questo dipenderà dalla disponibilità dei medici di base. Sono loro che faranno chiaramente la anamnesi, oltre agli infermieri volontari che ringrazio e che faranno poi effettivamente il vaccino, ma senza i medici di base a fare l'anamnesi sarà difficile riuscire a prolungarlo questo esperimento anche nei mesi di giugno. Quindi faccio anche un appello affinché i medici che vogliono darci una mano si aggiungano e ci diano la disponibilità a qualche sabato mattina. Un ringraziamento speciale va a tutti quanti i medici che hanno aderito, agli infermieri, all'ASUR che ci ha permesso di realizzare questo punto vaccinale all'interno del nostro palazzetto, che diciamo un po' il punto centrale tra i due comuni, Tavuglia e Gabicce, quindi diciamo strategicamente il palazzetto di Gradara è perfetto per questa operazione. E niente, ringrazio tutti quanti i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, dell'Auser e dell'Avis che ci stanno dando una mano nella gestione dei flussi all'interno del palazzetto. Se tutto va secondo le previsioni, se riusciamo a continuare grazie alla disponibilità dei medici di base anche per il mese di giugno, oltre questi tre sabati di maggio, contiamo di vaccinare sui 150-200 persone al giorno, solo il sabato chiaramente, solo il sabato mattina, e quindi di raggiungere numeri importanti per le nostre comunità. Voglio ricordare che fra Gabicce, Gradara e Tavuglia raggiungiamo una popolazione di circa 15-16 mila abitanti. Se consideriamo già gli ultra settantenni che sono stati vaccinati a Pesaro e i giovanissimi che non saranno vaccinati, pensiamo di dare un grosso contributo comunque a questa importante iniziativa che è la vaccinazione.